marinatura di limone, peperoncino, come dicevo, l'acquilimo. Tutto ciò che gravita attorno alla persona e al suo benessere suscitano da sempre grande interesse e curiosità da parte delle masse. Lo dimostrano i dati di mercato, che mostrano incrementi a doppia cifra per medicine alternative, rimedi naturali e cibi biologici. BioSalus, il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico, che si tiene annualmente ad Urbino, anche quest'anno ha registrato in due giorni migliaia e migliaia di visitatori ed addetti ai lavori che hanno affollato gli stand e fatto registrare il tutto esaurito alle manifestazioni correlate. Siamo molto soddisfatti, un po' stanchini ma molto contenti, perché ricevere attestati di apprezzamento dal numeroso pubblico, dagli espositori, dai relatori intervenuti nelle tantissime conferenze, dagli artisti degli spettacoli, gratifica, diciamo, di questi 9 mesi vissuti molto intensamente. Quindi tanta passione prima e grande risultato finalmente al BioSalus. La parte commerciale di spettacolo ben si miscela con l'aspetto didattico, tanti gli incontri con relatori di caratura internazionale, per la maggior parte tutti docenti universitari. Quest'anno poi focus speciale fatto per il benessere della donna. Uno dei temi portanti della manifestazione è da sempre il biologico e Marco Columbro, che a questo riguardo rappresenta un testimonial d'eccezione, insieme al sindaco Maurizio Gambini, anche lui produttore biologico, rappresentano un connubio tra bellezza e armonia, architettura e natura, e quale città migliore di Urbino, culla del Rinascimento italiano, da cui lanciare un nuovo modo di vita che tenga insieme benessere, nutrizione e sostenibilità? Ormai siamo all'11ª edizione, quindi il format è ormai vincente, perché abbiamo sperimentato in mille maniere. E il bello è che portiamo tante iniziative culturali e ogni anno cambia il paese ospite. Quest'anno è il Perù, che noi amiamo tanto come paese, perché è un paese, diciamo, che esprime molta legame alla terra, all'importanza, diciamo, del rispetto per la terra, la Pachamama come la chiamano loro. E anche, diciamo, un paese che esprime molto anche dal punto di vista spirituale, in sostanza. Prendere coscienza che avviene, sta avvenendo a livello mondiale ormai un cambio di paradigma di quello che è il modo di vivere e di pensare. Per cui dobbiamo sostenere questo cambiamento, le cose stanno arrivando piano piano sempre più. Ovvio che quando noi abbiamo iniziato 35 anni fa eravamo extraterrestri, oggi, diciamo, le cose sono ormai, diciamo, avviate.